Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sarda Bike e oggi vi presento la nuova C-Matuel GV20 Plus, un'e-bike elettrica fatta e pensata per la città. Si tratta di un upgrade della versione base GV20 e contiene diverse novità interessanti. Dispone di un motore posteriore da 750 W, ruote da 20 pollici e un telaio pieghevole. Naturalmente per la versione destinata all'Italia è possibile limitarla elettronicamente a 250 W, bloccando la velocità a 25 km/h e andando a inibire completamente l'acceleratore tramite il display. In questo caso risulterà perfettamente legale per circolare su strada in Italia e in tutta Europa. Andiamo a scoprirla insieme. In estrema sintesi, tra le novità di questo modello troviamo una batteria maggiorata da 17 A che supera gli 800 Wh, il nuovo display a colori Yaolin che risulta davvero molto bello e funzionale, un set di potenti freni a disco idraulici, i nuovi cerchi in lega, nuovo portapacchi posteriore e frecce direzionali. In questo caso un set che va a migliorare la versione base GV20. Che sarà sempre disponibile. Andiamo ora a parlare della sua componentistica, a partire dall'elettronica. In questo caso la GV20 Plus dispone di 5 livelli di assistenza sulla pedalata, più la modalità full electric con acceleratore, che ricordiamo in Italia non può essere utilizzato, quindi basterà disattivarlo dal display. Il suo telaio in alluminio risulta abbastanza compatto e ospita un vano batteria posteriore. In questo caso, grazie a questa soluzione, le misure del telaio risultano leggermente più compatte rispetto ad altri modelli, visto che appunto il vano batteria viene collocato dietro la sella. La batteria da 48 V e 17 A ha una capacità totale di 816 Wh e viene bloccata in sede con una serratura che consente di rimuovere o bloccare la batteria e di andare ad attivare il circuito elettrico. Infatti senza la chiave non sarà possibile avviare il motore. La batteria inoltre dispone di un piccolo display LED che va a mostrare lo stato di carica senza dover necessariamente accendere la bicicletta. Torniamo a parlare della sua componentistica. All'anteriore troviamo una forcella ammortizzata che dispone di pomello di blocco e regolazione del precarico, che viene abbinata al posteriore con un tubo sella molleggiato. In questo caso il tubo sella ospita una sella larga e molleggiata. Grazie a questa combinazione sembrerà di avere una sospensione posteriore. Per la trasmissione è stato scelto un monocorona con cambio Shimano Tourney, che in questo caso viene abbinato a un set di freni a disco idraulici, dotati di sensore power off. Completa il corredo un set Urban molto ricco, composto da due fanali LED, di cui al posteriore troviamo la luce di stop e le frecce direzionali. Il clacson, un portapacchi posteriore, un cestino anteriore in metallo, i parafanghi, il cavalletto laterale. Inoltre la sella risulta pieghevole attivando una leva collocata sul posteriore per consentirvi di estrarre e inserire la batteria con facilità, senza dover rimuovere la sella. Dopo questa doverosa presentazione è arrivato il momento di andare a provarla per vedere come si comporta. Ciao ragazzi, ed eccoci al momento della prova della GV20 Plus. Accensione del display in pochissimi secondi. Dopo una sorta di conteggio sarà subito operativo. Allora, partiamo con il primo livello di assistenza. In questo caso la spinta è davvero reattiva e arriva in maniera improvvisa, non è morbida come altri modelli, quindi come vi ho anticipato questo modello è davvero scattante e grintoso. Non certo per chi cerca una bici propriamente da passeggio. Come anticipato, le misure sono decisamente più compatte rispetto ad altri modelli, quindi si ha lo sterzo un po' più vicino, più facile da controllare, quindi
sarà ideale anche per le persone di più bassa statura, che quindi saranno più vicine allo sterzo. Allora, con il primo livello di assistenza si arriva a circa 16-17 km orari. Già dal secondo si sale a circa 23-24 km orari. Terzo livello, la spinta diventa più importante. Saliamo a 30. Quarto e quinto livello. E si superano i 40 orari. Allora, grazie all'impianto idraulico la frenata è davvero formidabile, con poco sforzo, quindi con due sole dita si riesce a fermare il mezzo in piena sicurezza, pieno controllo. Adesso le pastiglie sono da rodare, ma stanno già funzionando dopo poche frenate. Come vedete la potenza è tanta. Con il quinto livello lo scatto è davvero impressionante. Frenata da 40 orari, perfetto controllo. Abbassiamo l'assistenza perché diventa un po' impossibile gestire la situazione. Allora, in questo caso più alzate l'assistenza più la bici diventa scattante e reattiva, ma in questo caso in città diventa anche un pochettino più difficile da controllare, quindi sarà meglio non abusare dei livelli di assistenza. Al di là del fatto che potete usarla solo a 25 km orari, quindi andrà assolutamente limitata dal display. Allo stesso modo non potete utilizzare l'acceleratore in città, quindi andrà sempre limitata dal display. Si può bloccare tranquillamente senza neanche dover scollegare nessun cavo, quindi comodamente potete renderlo inattivo e la bici sarà perfettamente a norma. In questo caso la modalità full electric di serie entra in funzione con qualsiasi livello. Vediamo se va. Sì, va praticamente a rispettare la velocità di ogni livello, quindi man mano che salite avrete a disposizione una modalità full electric più veloce. Vista tutta la potenza a disposizione possiamo paragonarla tranquillamente all'RX. Probabilmente si tratta infatti dello stesso motore e la spinta è davvero decisa per essere un modello appunto da città, quindi se volete una bici bella grintosa sarà un'ottima candidata. Per quanto riguarda il controllo, diciamo, si manovra molto bene, anche perché lo sterzo, ripeto, è molto vicino, quindi non dovete stare con le braccia completamente distese. Il livello di comfort percepito è davvero ottimo, visto che abbiamo a disposizione una forcella ammortizzata, un tubo sella ammortizzato e anche la sella. Più le gomme fatte, quindi andrà ad assorbire ogni asperità del terreno. Anche quando la strada diventa dissestata. Per quanto riguarda i suoi accessori elettronici abbiamo un quadro comandi davvero funzionale e compatto, molto vicino alla mano, quindi non dobbiamo andare a distoglierci dalla guida, ma possiamo accendere e spegnere i fari tranquillamente, premere il clacson, azionare le frecce direzionali. Allora, piccola nota interessante: sul carter del motore non vi è riportata alcuna dicitura che indica la potenza del motore, quindi una volta limitata a 25 km orari potete attaccare qui un bello sticker da 250 watt. Ed eccoci nuovamente in studio per trarre le conclusioni finali. Partiamo dal suo imballaggio e il montaggio. La C-Matchwell GV20 Plus arriva ben imballata. La scatola è robusta e consente una spedizione sicura, visto che viene spedita dal magazzino europeo situato in Polonia. Quindi arriverà a casa vostra senza tasse né dazi doganali. Per quanto riguarda l'assemblaggio è davvero elementare. Dovrete infatti mettere in sede il manubrio, montare un pedale e controllare tutta la viteria. Si tratta della bici più assemblata che ho mai ricevuto, quindi sarà pronta per l'utilizzo in pochissimi minuti, una volta estratta dalla scatola. Per quanto riguarda gli accessori, viene fornita anche una pratica borsa da inserire sul telaio e un set completo di accessori, a partire dagli attrezzi di cortesia, il multitool, una pompa e un porta cellulare. Naturalmente non manca il caricabatterie e il manuale.
In sostanza, la C-Matchwell GV20 Plus risulta un urban e-bike davvero rapida e veloce. In questo caso sarà ideale per gli spostamenti urbani e per chi cerca un mezzo dinamico per muoversi velocemente in città. Grazie al suo corredo completo di accessori, risulta una candidata ideale per chi cerca una bici per gli spostamenti quotidiani e vuole muoversi in maniera veloce e dinamica. Se avete bisogno di maggiori informazioni tecniche o se avete deciso di acquistarla, vi lascio sotto in descrizione il link e un codice sconto. Naturalmente, se avete qualsiasi domanda, scrivetemi sempre sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per restare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!